Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ho il piacere di parlarvi di un argomento che mi sta a cuore perché è un argomento che in questo periodo in special modo potrebbe essere d'aiuto a chi sta vivendo con pesantezza e spesso magari si può sentire impantanato in questa situazione nella quale non riesce a trovare uno spiraglio di luce o qualcosa a cui aggrapparsi per far emergere quella risorsa che tutti noi abbiamo e si chiama resilienza. Probabilmente è una parola che avete già sentito, avete già letto e mi piacerebbe potervela spiegare. Mi piacciono le metafore e quindi farò in modo da farvi comprendere cosa significa resilienza e in che modo potremmo riuscire a ottenere da noi stessi questa capacità che potremmo riassumere anche in una parola e che è autoguarigione, perché spesso invece noi ci autosabotiamo e quindi è importante comprendere che quando ci troviamo in una situazione, per quanto possa esserci una causa esterna, dipende sempre da come noi reagiamo a quella causa, perché infatti l'evento e quindi la realtà può essere oggettivamente una, ma poi soggettivamente la si può vivere in modi differenti. Come mai viviamo la stessa realtà in modalità differente? Spesso è collegata a come noi abbiamo fatto fronte a determinate situazioni in età, diciamo quella dell'infanzia, quindi quando eravamo piccoli, e poi abbiamo in un certo senso dato un'informazione alla nostra modalità di reagire, senza permetterci di uscire fuori da un certo schema. Quindi la cosa importante è questa, riuscire a comprendere che se ci comportiamo e reagiamo in una determinata modalità agli eventi, soprattutto quelli negativi, quelli stressanti, è perché abbiamo assimilato uno schema e questo schema ha, la possibilità di essere, modificato, cambiato, trasformato, abbattuto in modo da lasciare spazio ad altre modalità e questa è la resilienza attraverso la quale noi possiamo intervenire. Ovviamente ci sono persone che potranno agire in modo autonomo, semplicemente avendo ascoltato questo video e persone che invece avranno bisogno di una guida, di un supporto. E quindi io mi promuovo anche come consulente del benessere che promuove dei percorsi evolutivi e quindi poi in base al tipo di necessità si trova poi insieme anche il giusto percorso da fare. Ritorniamo a come noi reagiamo a determinate situazioni che vengono causate da eventi esterni, da persone esterne e come possiamo invece dall'interno riuscire ad attivare una modalità differente per reagire a quel tipo di situazione. Intanto è necessario farsi una domanda. È una domanda che porta allo scoperto una ferita e quindi a questa domanda bisognerebbe rispondere nel modo più sincero possibile, perché solitamente quando una persona ci fa star male o una situazione ci fa star male, va a riattivare una ferita, spesso collegata, come dicevo prima, all'età quella infantile. E quindi è una domanda che spesso non ci si fa perché si tende ad accusare sempre la persona del proprio malessere o la sfortuna o l'evento, diciamo, che ha causato quel dolore, quella sofferenza. E la domanda da porsi è che
Che cosa questa persona o questa situazione mi sta cercando di far notare? Perché solitamente sono come delle spie, dei segnali luminosi, le sofferenze, e quindi bisognerebbe viverle come opportunità. E l'opportunità sta proprio nel momento in cui rispondiamo in modo autentico a questa domanda. Cosa ho bisogno di imparare dalla vita? E spesso ci sono situazioni che si ripetono al di là della persona, al di là della situazione oggettiva. Noi ci ritroviamo spesso a vivere determinate situazioni, spesso lavorative, spesso interpersonali, legate magari alle relazioni amicali o sentimentali. È importante riuscire a comprendere quanto la vita ci offra ripetutamente delle opportunità e noi invece non le vogliamo vedere, perché in effetti significa entrare in profondità, entrare in noi stessi e soprattutto significa assumerci la responsabilità. Quindi la resilienza è connessa alla nostra capacità di rispondere, perché la responsabilità è proprio la nostra abilità di rispondere. E questo fa poi la differenza, perché se piove e io ho deciso di fare una passeggiata, ho deciso di fare proprio qualcosa di specifico, anche un viaggio, e non mi metto in viaggio o non esco di casa a causa della pioggia, significa che io ho evitato di superare quel determinato disagio, dando colpa alla pioggia, e quindi non mi assumo la responsabilità del fatto che, nonostante la pioggia, io possa avere degli strumenti per poter far fronte a quel disagio. E quindi adesso la metafora era facile, sicuramente può essere quella di prendere un ombrello piuttosto che vestirsi in modo differente, quindi equipaggiarsi con un impermeabile piuttosto che indossare delle calzature differenti. Ci sono sicuramente degli strumenti che ci consentono di superare quell'ostacolo, quella difficoltà. Dal momento in cui prendiamo già atto che tutto dipende da noi e da quanto noi siamo preparati ad affrontare queste difficoltà, sicuramente cambierà anche in futuro l'approccio alla vita stessa e quindi al vivere con maggior leggerezza, perché le difficoltà ci saranno sempre. È ovvio, è naturale, è parte del gioco della vita. Ma la cosa che ci contraddistingue, quindi ci fa vivere in modalità differente, è in che modo ognuno di noi reagirà e quindi sarà capace di rispondere, assumendosi quella responsabilità di agire e fare quel qualcosa che normalmente non facciamo. E quindi di solito le persone o si lamentano o accusano, hanno diverse modalità di reagire alla difficoltà, all'ostacolo. E quindi piangersi addosso piuttosto che inveire contro qualcuno sono le due dinamiche che non ci portano nulla di buono, perché non ci fa crescere e soprattutto non ci fa trovare in noi quella resilienza che è, come dicevo prima, quella capacità che abbiamo e che spesso non la mettiamo in pratica perché nessuno ci ha insegnato come poterla utilizzare. Allora, la metafora è sicuramente servita a chi può aver intuito che basta fermarsi e analizzare più che la problematica, la soluzione, quindi concentrare le proprie energie, il proprio focus su come ottenere la soluzione, quindi come raggiungere l'obiettivo, piuttosto che andare a ricercare la spiegazione, la causa, perché il più delle volte si rimane ancora più impantanati in quella situazione e quindi, come dicevo, si diventa vittime e non ci porta a nulla di buono. Detto questo, io per oggi vi ho dato questa sorta di riflessione, spero vi possa essere stata d'aiuto e nel caso in cui avete piacere di conoscermi personalmente o telefonicamente, io vi ricordo che le mie consulenze sono non solo in studio, perché il mio studio olistico si trova a Ferrara, ma sono anche telefoniche per chiunque si trovi fuori regione e quindi è impossibilitato a fare un percorso
percorso di resilienza. E per percorso di resilienza, come dicevo prima, può essere utile sapere che si può agire sia con una consulenza di life coach che come una consulenza di vivere zen, perché spesso vivere zen ci aiuta, come dice stesso la parola, a trovare quell'equilibrio e quindi la condizione ottimale per far fronte alle difficoltà che ci stanno già accompagnando oppure quelle difficoltà che di tanto in tanto arrivano e si vuole superarle in modo differente con un piano d'azione. Io vi saluto, vi lascio con un bacio e un abbraccio cosmico.